Cari amici e care amiche di Angoli, ben ritrovati ancora una volta qui all'appuntamento della sera immancabile. Chiudiamo questa settimana trascorsa insieme facendo virtualmente un viaggio in uno dei luoghi più belli della nostra Italia, un'isola magica, sto parlando della Sardegna, e lo facciamo con gli ospiti che questa sera sono qui per parlarci di tante cose che comunque ce la ricorderanno davvero in maniera perfetta, proprio qui ad Angoli. E allora io saluto e ringrazio Beatrice Auguadro. Ciao Beatrice, ciao. Buonasera e grazie per essere qui. Grazie a voi per averci invitato. Tu sei consigliera del direttivo Circolo Sardegna, coordinatrice anche gruppo donne per tutti i vari circoli del centro nord Italia, quindi insomma sei molto impegnata e tra poco ci racconterai anche tutto nel dettaglio. Questa sera non sei sola perché qui ad Angoli ho il piacere di ospitare anche Nicola Urru. Ciao Nicola, ben arrivato. Buonasera. Anche a te. Grazie per l'invito. Tu sei invece vicepresidente del Circolo Culturale Ricreativo Sardegna. Sì. Stasera ci parlerai anche di un evento insieme appunto a Beatrice, un evento che è quasi alle porte, e proprio per questa ragione abbiamo anche la protagonista di questo evento, perché sarà uno spettacolo teatrale. In collegamento in finestra con noi c'è Elisa Pistis. Ciao Elisa, ben arrivata! Ciao, buonasera, grazie. Grazie Elisa, allora tu sei protagonista, ci parlerai dello spettacolo nel dettaglio, ti metto un attimo in attesa in finestra perché voglio chiacchierare con loro. Parto certo. Naturalmente da Nicola, perché voglio capire anche un po' la storia di questo circolo, brevemente, da dove parte e quali sono le motivazioni per le quali insomma nasce. Allora, il Circolo Sardegna di Como è nato tanti anni fa da degli immigrati, giustamente, che sono venuti qua a Como per motivi di lavoro, per queste cose qua. E inizialmente era perché il circolo rappresentava un posto di aggregazione dove si poteva trovare del lavoro, si potevano anche cercare delle case, queste cose qua. Poi, man mano, giustamente, col tempo è cambiato anche. Adesso il circolo si occupa di tante iniziative. Rappresenta la nostra cultura, fa degli eventi, si prodigge anche per fare delle altre situazioni, scambio culturale con altre associazioni, tutte queste cose qua, e manifestazioni. La cosa interessante è soprattutto quella che attraverso realtà come la vostra si possa conoscere a fondo anche la cultura della Sardegna. Sì. Come ho detto in introduzione, nei nostri cuori la Sardegna è impressa per le sue meravigliose acque, per i paesaggi, perché la associamo ovviamente a momenti anche di svago durante il nostro anno, ma c'è tanta storia, è vero? Sì, beh certo. Infatti adesso molto si punta sul turismo per poterla promuovere. Noi, essendo qua, lo facciamo con molta dedizione e molto rispetto verso di lei. E quindi tramite voi, tra l'altro, la regia ci sta mandando anche delle immagini in questo momento. Se tu vuoi commentarci anche quello che stiamo vedendo, per esempio. Sì, queste sono delle giganti di Montebrama, se non sbaglio. Sono stati scoperti, è una cosa bellissima che dovrebbero vedere un po' tutti per quello quindi, che l'effetto che hanno. Molto, sì, molta archeologia, soltanto, molte cose. L'acqua cristallina soltanto si fa per dire, ma ci sono per esempio anche queste realtà all'interno di questa nuraghi, isola. E queste cose certamente qua, sì, importantissimi, anche l'agroalimentare che abbiamo dentro, le feste che si fanno in autunno, Sardegna in Barbagia che si quindi può la Sardegna tutto l'anno? Sì, secondo me sì, molto tutto l'anno, certo. Ma a proposito di tutto l'anno e soprattutto di quello che andrà ad accadere invece tra pochi giorni, siete qui questa sera anche per parlare di uno spettacolo e anche di tante altre iniziative. Beatrice, me ne parli? Sì, allora sicuramente siamo molto impegnati a livello culturale per la promozione, come si diceva prima, della storia, dell'archeologia, della cultura. Ma anche chiaramente nella valorizzazione, ad esempio in questo caso, della figura femminile. Quindi l'evento che ci sarà appunto prossimamente sarà un evento a Villa Olmo, aperto a tutta la cittadinanza, proprio per parlare della disparità di genere, nello specifico nel mondo della comunicazione, là dove il linguaggio a volte può discriminare
il narrare fatti che parlano, che hanno come protagonista l'uomo e invece come protagonista la donna. Quindi un argomento intanto di grandissima attualità, mi permetto di dire subito. Sì, sì. Lo ricordo ancora, questo spettacolo sarà il 5 di marzo a Villa Olmo. Esatto. Sarà necessario prenotare, come funziona? Sì, allora è necessario prenotare tramite o l'email che è presente sul sito internet del nostro circolo o al numero di WhatsApp che anche questo si può trovare sul sito internet. Intanto c'è il sito anche in sovraimpressione, a casa ne prendono nota e possono andare a visitare. Quindi esatto. Lì tutte le informazioni per tutte partecipare. Le informazioni per partecipare, ovviamente, visto che siamo ancora purtroppo in periodo pandemico, obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Questo lo sappiamo, sì. Vale per tutto, vale anche per questa occasione. Ce ne saranno delle altre perché state sempre lavorando in questa direzione. Assolutamente così. Sì, soprattutto a maggio stiamo organizzando un bellissimo evento archeologico, quindi sarà un convegno di archeologia legato al megalitismo sardo e anche con una panoramica sul megalitismo mediterraneo, si terrà a Como. Inviteremo due archeologi molto importanti, di cui uno è il direttore del Museo di Laconi, Museo dei Menhir di Laconi, e segue anche come direttore scientifico il nuraghe su Nuragi, che è patrimonio UNESCO, uno dei nuraghi più belli, più importanti, anche se in realtà è il più conosciuto, ma in Sardegna noi abbiamo più di 8.000 nuraghi, 3.000 Domus Deianas, che sono tombe ipogee molto caratteristiche, abbiamo circa 1.000 tombe dei giganti, abbiamo davvero un patrimonio archeologico immenso. Io direi che tornerete proprio a parlare di questa cosa in occasione di quella prossima data, ma volentieri. Il tempo vola, abbiamo 2 minuti e devo andare volentieri. Da Elisa, ammesso che sia rimasta lì cristallizzata nella finestra nella quale l'ho lasciata, sinceramente, meno male. Elisa, un paio di minuti perché tu ci introduca questo spettacolo, vai! Sì, Articoli per Signore è uno spettacolo che parla delle donne raccontate attraverso gli articoli di cronaca dell'Unione Sarda fin dalla fondazione del giornale avvenuta alla fine del 1800. Io per fare questo spettacolo ho preso spunto da una ricerca di Maria Francesca Chiappe, che è una importante giornalista dell'Unione Sarda, con la quale siamo andate a ricercare, lei ha fatto questo lavoro di ricerca di tutti quegli articoli che parlavano di donne, io poi ho preso quelli più interessanti e ho confezionato lo spettacolo che poi vedrà chi parteciperà il 5 a Villa Olmo, ed è uno spettacolo molto ironico perché questi articoli sono tutti scritti da giornalisti uomini, perché praticamente fino agli anni 70 la maggior parte dei giornalisti erano uomini ma scrivevano di donne, quindi vi lascio immaginare anche perché ho deciso di farne uno spettacolo ironico, però sotto c'è un ridere amaro perché di fatto si ripercorre tutto il Novecento con le diverse epoche e quindi è anche giusto che noi consideriamo ogni epoca per quella che è stata, quindi senza applicare le nostre categorie dell'oggi, ma proprio per sapere come eravamo, per riflettere sul perché ancora oggi siamo così, dove possiamo migliorare, dove siamo migliorati e qual è ancora la strada da fare, perché il lavoro da fare ce n'è ancora tanto. Ce n'è tantissimo, sono d'accordo con te, quindi molto interessante. Elisa, grazie, c'è una piccola aggiunta veloce, vai. Prima cosa, è un evento cofinanziato dal Comune di Como e oltre allo spettacolo della bravissima Elisa Pistis ci sarà poi un dibattito con donne sarde impegnate nel giornalismo, nella scrittura, nello sport, che si sono distinte quindi in vari ambiti, e ci sarà quindi poi un dibattito e a seguire un concerto con la cantante Giusy Deiana a concludere questo evento. Quindi una bellissima occasione, ricordiamo dove e quando? Allora, Villa Olmo, 5 marzo, a partire dalle 15:30. Bene, io inizio con i miei saluti da Elisa, ciao ad Elisa Pistis, ciao, grazie, buono ciao spettacolo, a presto. Grazie al Circolo di Como per avermi invitato, ci vediamo presto. Ci vediamo sicuramente, ciao, grazie. Elisa e a Nicola Urro grazie. E a Beatrice Auguadro, quindi siete già rinvitati grazie. Per la prossima occasione. Volentierissimo. Quindi staremo di nuovo insieme, grazie. Grazie, grazie anche a voi. Abbiamo argomento tra poco di nuovo insieme.